Ragazze, allora il video di oggi è un video nuovo per questo canale perché è un video spacchettamento. Io ho iniziato a guardare questi video spacchettamento ormai già da diverso tempo nei vari canali americani che seguo e ho visto che di recente hanno iniziato anche tante mie colleghe barra amiche a registrare qui in Italia questa tipologia di video. Quindi, che cosa è successo? Che in pratica io vi mostravo sempre queste cose sulle stories di Instagram e lì avete iniziato a scrivermi per chiedermi di registrare anch'io questi video. Oggi avevo un po' di tempo, ho un po' di pacchetti che ho raccimolato appunto nel corso di questi ultimi giorni e quindi ho deciso di provare a registrare questo video. Questo non è un video sponsorizzato, per cui io non sono stata assolutamente pagata per mostrarvi questi prodotti, sono semplicemente prodotti che ho ricevuto dalle aziende a titolo gratuito e che vi sto mostrando per la prima volta e io non l'ho mai utilizzato, quindi non posso assolutamente dirvi che sia un buon prodotto o un cattivo prodotto. Non ne ho idea. Iniziamo da Clarins perché mi sono arrivati due pacchetti da parte di Clarins, quindi partiamo da questo che mi sembra bello pieno. Adesso poi vi faccio vedere tutto uno per uno, cioè che diventiamo matti. Comunque, allora, il primo pacchettino contiene la nuova collezione graphic di Clarins, che è la collezione appunto makeup di questo autunno. Oh mamma mia, contiene un sacco di prodotti super interessanti. Qui appunto all'interno ci sono tutti i prodottini. Clarins, come voi sapete, è un brand con il quale lavoro tantissimo, con il quale amo collaborare perché appunto è un ottimo brand, è un brand al quale sono anche proprio legata personalmente e quindi insomma sono felice e curiosa di provare questi nuovi prodotti. Allora, all'interno in pratica ci sono tre liner. Allora, questi sono due lip liner e questo invece è un eyeliner a lunga tenuta. Per esempio io l'eyeliner non lo utilizzo, quindi questo sarà un prodotto che in realtà passerò ad un'altra persona perché non ho modo proprio di utilizzarlo, non sono capace a utilizzare l'eyeliner. Potete fare l'eyeliner più intelligente e furbo del mondo, ma io non saprò usarlo. E non solo, non mi fa impazzire l'eyeliner, a me piace molto di più la linea un po' sfumata della matita e quindi per esempio questo è un prodotto che non utilizzerò. Queste sono le due matite labbra che avranno un prezzo sul mercato e hanno un prezzo sul mercato di 17,50 euro per esempio, quindi dove posso e ho la cartella stampa magari è interessante anche dirvi il prezzo. Ora non mi metto ragazza a fare gli swatch di tutti i prodotti perché altrimenti facciamo veramente notte, cioè dovremmo fare in quel caso dei video specifici sulle nuove collezioni. Se vi interessa, nel caso fatemelo sapere. Comunque una è la 05, la Roseberry, e una è una rossa, la 06, proprio si chiama Red. Questo Roseberry è bellissimo, questo colore, molto bello. Allora, contiene anche una palette, quattro colori, che è appunto la palette con le nuove tonalità per questo autunno. Questo invece ha un costo di 46 euro sul mercato. Sono bellissimi questi colori, sono tonalità del verde, del grigio, molto molto belli. Questa mi sa che la utilizzerò prestissimo. Due ombrettini in crema, una è una tonalità avorio e l'altra invece è la Midnight Blue, che è proprio un blu intenso. Io sicuramente prediligo queste tonalità chiare, guardate, un bel avorio, tra l'altro leggermente, ma no, neanche troppo però. Non è proprio opaco, è leggermente perlescente, ha un effetto secondo me da giorno molto molto bello da mettere su tutta la palpebra mobile e poi magari andare a sfumare con un colore più intenso nella piega. L'altro è invece questo bellissimo blu, che è appunto il Midnight Blue numero 10. Infine ci sono i tre rossetti che sono i tre Joli Rouge e sono della colorazione Guava, Deep Red e Lichi. Questi sono rossetti molto cremosi che veramente hanno un comfort sulle labbra pazzesco e guardate che colore bellissimo è questo. Questo è proprio il mio colore, molto 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 bello. Anche questa è una tonalità perfetta secondo me per i miei colori, quindi questi li userò invece con grande gioia. Non metto spesso rossetto, anzi probabilmente nei video mi vedete sempre senza rossetto perché in realtà io il rossetto non lo uso quotidianamente, cioè lo uso per le occasioni, magari esco, magari ho un qualcosa, allora metto il rossetto, ma nella mia quotidianità preferisco una bella base molto luminosa, truccare magari gli occhi, oggi non, oggi insomma,
vengono prima dalla palestra, sono un po' così. Però ecco, normalmente preferisco così. L'altro pacchettino, sempre di Clarelli, invece contiene le tre maschere SOS. Allora, questa l'avevo già aperto, quindi se mi seguite su Instagram avete già visto che non ho resistito, avevo già tirato fuori e non vedo l'ora adesso di provarle. In pratica all'interno ci sono le tre nuove maschere di Clarin. Tra l'altro guardate dentro che avevo messo tutta la carta colorata che riprende appunto i colori delle tre maschere. La nutriente, la idratante e la purificante. Guardate che bellissima. E queste non vedo l'ora di provarle perché voi sapete che io amo le maschere. Ok, poi è arrivato un pacchettino da parte di Dior. Nel corso di queste settimane devo dire che ne sono arrivati parecchi di Dior. Ve li avevo già mostrati su Instagram Stories, quindi adesso non sto di nuovo a rimostrarvi tutto, vi mostro soltanto l'ultimo che ho ricevuto, ma sappiate che Dior ha lanciato tantissime novità e quindi insomma se siete curiosi vi consiglio di andare in profumeria perché ci sono tanti bei prodotti che ho iniziato ad utilizzare e quindi poi magari vedrete successivamente proprio nei video o Get Ready oppure nei video dei preferiti. Ecco, non vi faccio uno spacchettamento in sostanza. Allora, Dior che cosa invia? Leggiamo appunto il fogliettino. Allora, praticamente per l'autunno ecco le nostre novità: Dior Skin Forever 2017 e One Essential. Ok, quindi abbiamo il siero One Essential. Io avevo provato la versione precedente e mi sono trovata benissimo, è un ottimo siero. Questo è uno Skin Boosting Super Serum Intense Skin Detoxifying Booster Serum. Quindi vediamo se c'è scritto in qualche... no, non c'è scritto in tutte le lingue possibili immaginabili, ma non in italiano, probabilmente dentro ci sarà scritto anche in italiano, quindi poi mi studierò esattamente le funzioni, le caratteristiche di questo siero, ma sono super curiosa di provarlo. Poi ci sono tre prodotti, mi pare, make up. Allora, questo molto interessante è un praticamente camouflage everlasting, quindi non se ne va mai, lunga tenuta, concealer, quindi correttore, quindi è un correttore a lunga tenuta in sostanza. Ah, ok, sì, un correttore. Anche questa sono curiosa di provarlo. Questo invece è un fondotinta effetto zero pori, lunga tenuta, 16 ore, perfect matte. Vediamo com'è fatto. Questo è il Dior Skin Forever Perfect Mousse, quindi è fatto a mousse. Ah, guardate, questa è super curiosa anche questa di provarlo, io nella colorazione 030. Poi l'ultimo prodotto è questo e credo sia sempre un fondotinta, Perfect Matte Powder Makeup Pore Refining Effect Oil Control SPF 20 eccetera eccetera eccetera, sublimatore di pelle in sostanza. Wow, guardate il packaging, è sempre pazzesco, non ho capito se è solo una cipra o un fondo. No, è un fondo. E questo è il pack, questo è il prodotto, sempre fantastico, quindi è un fondotinta compatto. Questo da tenere in borsetta quando esco e mi devo sistemare il trucco, direi che è perfetto. Quindi queste erano le novità di Dior, grazie Dior. Il prossimo pacchettino mi è arrivato da parte di Yves Rocher, grazie mille, sono super curiosa, non l'ho ancora aperto, cioè ho soltanto tirato fuori dallo scatolone ma non ho visto cosa c'è dentro. Momenti Detox è l'hashtag, lancio novità dal 5 ottobre al 26 ottobre 2017, quindi insomma questi sono dei lanci proprio di queste settimane. Stress, inquinamento, alimentazione scorretta, lifestyle frenetico, ne so qualcosa, sono dannosi per la tua pelle, bisogna correre ai ripari. Ma come? Oggi magari imparando a leggere, oggi ho delle difficoltà a leggere, quindi apriamo. Oh. E all'interno ci sono questi prodotti. Questa è una crema ed è un trattamento riparazione più anti-inquinamento ed è una crema notte per tutti i tipi di pelle, ottimo. Questa invece è una maschera, mi conoscono e sanno il mio amore per le maschere, tra l'altro Elixir di giovinezza si chiama, quindi questa è una maschera riparazione più anti-inquinamento, maschera flash ossigenante con estratto super concentrato di afloia, si dice così, per tutti i tipi di pelle.
Ah, questa è una maschera che si può tenere dai 5 ai 10 minuti. Perfetto, quindi anche questa la proverò sicuramente quanto prima. Infine, l'ultimo prodotto è questo ed è una acqua micellare detergente con estratto super concentrato sempre di Afloria. Questo è per viso e occhi, è sempre della linea antinquinamento più detox. Voglio sentire la profumazione. Buona, è molto delicata, è dolce, molto delicata, buona. Bene, quindi grazie mille Yves Rocher. Poi, penultimo pacchetto è arrivato da parte di Diego Dalla Palma. Sapete che anche Diego Dalla Palma è uno dei miei brand preferiti, quindi sono super curiosa di vedere insieme a voi di che cosa si tratta. Infatti, avevo ben intravisto. Allora, praticamente Diego Dalla Palma che cosa ha fatto? Ha lanciato una linea di spazzole. Tra l'altro, non so se lo sapevate, ma se mi seguite lo sapete, i prodotti per capelli di Diego Dalla Palma sono veramente ottimi, eccezionali. Ve ne ho parlato spesso nei mesi scorsi, lo scorso anno, insomma, ha veramente dei prodotti, shampoo, balsami, prodotti appunto post piega, di styling, veramente, veramente ottimi. E mi sono trovata benissimo per esempio con tutta la linea Liscio Perfetto, perché veramente mi aiuta a lisciare benissimo il capello, sia appunto lo shampoo che proprio la crema, ma anche i prodotti che andate a mettere dopo lo shampoo, quindi pre-styling, pre-fond, vi fanno durare tantissimo la piega liscia, sono veramente ottimi. Quindi Diego Dalla Palma, che mi ha scritto questo bellissimo biglietto: cara Federica, con piacere ti inviamo le nuove spazzole professionali Diego Dalla Palma Milano. La spazzola termica per un look dal volume estremo, ok, che è questo, volume estremo. Vediamo come è fatta. Vediamo. Ok, questa. Quindi la usate con il fond, poi appunto questa spazzola, essendo termica, si scalderà molto e la piega verrà appunto perfetta, speriamo. Quindi questa è quella appunto, la termica volume estremo, poi la spazzola legno termica per realizzare uno styling ad alta definizione dal liscio al mosso. Allora, che sarà questa? Questa spazzola legno termica, ok, quindi è sempre così tonda, però appunto vedete che è in legno. Io in generale amo queste in legno, quindi insomma ho tante speranze su questa spazzola. Poi la spazzola legno per un look liscio estremo. Allora, spazzola legno, questo, liscio estremo, anche questa mi incuriosisce tantissimo. Ok, questa è praticamente come l'altra, però è più, aspettate, più cicciottosa. Incastrata. Questa è un po' incastrata. Ok, quindi vedete, è uguale, però più cicciottosa. E infine la spazzola paddle per districare dolcemente i tuoi capelli, ecco questa. Anche questa è una tipologia di spazzola che io utilizzo molto, appunto a capello bagnato, e quindi butto via quella vecchia e scassata che ho in bagno e da domani inizio a utilizzare lei. Bene, grazie mille Diego Dalla Palma. E dice appunto: i tuoi capelli saranno sempre disciplinati, sani e luminosi. Grazie mille. Ok, poi l'ultimo pacchetto è un pacco gigante, cioè ce l'ho qua ed è veramente pesantissimo. Mi è arrivato oggi, ho proprio soltanto aperto lo scatolone, ma non ho ancora tirato fuori nulla, quindi proprio spacchetto insieme a voi. E se non sbaglio, no, infatti non sbaglio, un po' di carta, praticamente questa è un'azienda di scarpe. Allora, Sender è il Duca Heritage di Milano. Mi avevano contattato appunto per chiedermi se volessi ricevere e provare queste scarpe, ma cioè sono tantissime. Cioè io pensavo che mi mandassero, mi hanno detto per me e per le bimbe, quindi un paio di scarpe per me e un paio di scarpe per le bimbe, ma qui c'è uno scatolone pieno di scarpe, cioè, no, non ho parole, sono sconvolta. Cioè, allora aspettate, partiamo con ordine. Questo è il brand, vediamo, queste sono tutte scarpine per le bimbe. No, ma sono meravigliose. No, cioè, guardate, no, cioè,
grazie. Poi quest'altro paio. No, sono stupende. Cioè, ma sono tutte col pelo dentro. No, vabbè. Cioè, sono bellissime. C'è sempre l'altra, più piccola. Quindi una per la Ginny, una per la Greta. Dicevo, gli cresce il pelo a una velocità della luce, quindi probabilmente quest'inverno, quando poi potrà portare quelle col pelo, andranno bene. Questa invece si chiama modello Prisca, ciglia rosa, classico per le pelle. No, vabbè, ma sono meravigliose queste scarpe! Guardate! No, 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 vabbè. Cioè, guardate, ha le orecchiette del coniglio. No. Cioè, non è finito. Allora, poi c'è questa invece che si chiama Peggy, come modello. Oh, che carino, guardate lo stivaletto. No, però questo mi sa che è un po'... Ah, vabbè, è un 25 però. Però veste grande, cioè di una vista sembra grande. No, vabbè, questo è un signore scarpe, tutte made in Italy. E poi in fondo vedo due scatole, aspettate che le tiro fuori, più grandi, che sono qui mie. L'hanno fatta anche per me. Cioè, vabbè, viste la scarpina di prima e poi adesso, boom, questa mia, insomma, l'effetto è un po' diverso. Però sono bellissime. No, vabbè, però io non ce le ho le orecchiette. Ah no, però era nell'altro modello le orecchiette. Guardatele. Con tutto il tulle. No, vabbè. E poi l'ultimo paio invece. Ah, il glitter fumo anche per me. No, guardate. No, vabbè. Allora, io in questi giorni devo fare delle foto con le bimbe e siamo tutte e tre vestite uguali. Quindi, se quelle già loro vanno bene, cioè ci vestiamo così. Con anche le scarpe tutte uguali. Ma no, sono fantastiche, guardate. Tutte glitter. Allora, vi ridico il brand Magil, made in Italy dal 1966, quindi top. Grazie mille, grazie se mi state guardando, cioè grazie veramente di cuore per questi regali fantastici. Bene ragazze, sono super esaltata da questi ultimi spacchettamenti. Fatemi sapere allora se questa tipologia può piacervi, se insomma magari non so se riuscirò a registrarlo proprio con una regolarità assoluta, ci proverò il più possibile e fatemi sapere appunto con un commentino qua sotto o con un pollice in su. Vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!